i possedimenti italiani in Cina, con l'immagine che la volta scorsa noi non ce l'avevamo. Quindi diamo il via alle immagini. Questa è una copertina della Domenica del Corriere della conquista dei possedimenti italiani in Cina. Possedimenti e non colonia. La Cina sappiamo tutti che è un paese immenso, quindi non siamo andati a colonizzare la Cina, però siamo andati a conquistare, a quell'epoca stiamo parlando dell'anno 1900, proprio pulito, del giugno 1900. Siamo andati a conquistare territori molto interessanti, tra cui una città che conta oggi due volte la popolazione di tutta Italia, che è Tianjin. Questo è l'imbarco dei nostri bersaglieri, dei nostri militari in genere, per la Cina nel giugno del 1900, una copertina della Domenica del Corriere. Poi vediamo dove sono andati questi signori, e questa è un'altra copertina che mostra una battaglia contro i cinesi. La scusa della guerra fu un attacco, chiamiamolo così, di xenofobia dei cinesi, lotta contro gli stranieri, in modo particolare lotta contro le religioni che non fossero cinesi. La nostra Chiesa Cattolica Romana ha pagato molto pesantemente il tributo. Ecco, questa è un'altra copertina che parla della fine della guerra. La guerra in effetti è durata dal 1900 al 1901. In quegli anni la lira sotto il governo Giolitti faceva agio sull'oro, cioè valeva più la lira italiana che l'oro normale a 18 carati. Ecco, c'era abbondanza per poter fare queste avventure. Ecco, questi sono i comandanti delle armate, l'Italia non era sola, l'italiano è quello con due file di bottoni sulla destra, basso, il più piccolo, era il comandante italiano delle truppe inviate in Cina. L'unica bella cronaca che è girata in Italia, che ogni tanto gira, è un film americano, tanto per cambiare, 55 giorni a Pechino, che è quasi un documentario per quanto è preciso, di qualche anno fa. Questo è il primo grande gratuito, il tenente Ermanno Carlotto del battaglione di San Marco, che allora non si chiamava così, comunque fanteria di marina, al quale sono state dedicate vie e piazze ovviamente nei possedimenti italiani in Cina. Terribile fine, morto a sciabolare. E queste vie ancora ci sono, o l'hanno tolto i cinesi ora? Hanno tolto il nome, ma hanno lasciato, vedremo dopo, i monumenti, eccetera. I nomi l'hanno tolti, anche perché comunque non li capivo. Questo si chiamava Paolini, un comandante di fregata, che non è... Questi nostri carabinieri, come si vede dal cappellaccio. E non se ne parla mai di questi rapporti che ci sono stati in Cina. E bene o male questa avventura cinese, i miei bersaglieri, l'avventura cinese è durata dal giugno del 1900 al 27 febbraio del 1947, quindi una colonia che è durata anche un bel po', parecchio. Ci sono molte attività commerciali, specie nel sud Italia, che sono nate nel 1900 in Cina e sono ancora attive. Bottoni, camicie, maglie, insomma, cose un po' più fine di quelle che vediamo al mercatino, ma comunque dura. Questi erano vari reparti che hanno combattuto valorosamente in quella zona. Questo è un ufficiale medico italiano sul classico Richaud, fotografia ricordo dell'epoca. Per noi qua in Italia questo mezzo di trasporto era alquanto particolare. Un nostro soldato, altro militare italiano, un carabiniere. Ecco, questo è il trattato di pace, credetemi un attimo per fede, tra l'Italia e la Cina. Beh, il bollo della Casa Savoia si vede in basso a sinistra. È il trattato di pace con la quale ci vengono concessi fare i possedimenti in città molto importanti che fra un po' vedremo. Quindi è una cosa a macchia di leopardo, come si dice oggi, una qui, una là, ma avere una città oggi come la vecchia Tianjin, oggi Nanjing, che fa 106 milioni di abitanti, insomma, solo con le tasse sarebbe una bella cosa. Questa è la banda del battaglione di San Marco a Tianjin. Altri soldati, perché le guerre ce ne sono state in continuazione negli anni 20 e negli anni 30, e ovviamente... Battaglione San Marco, infatti.
e anche negli anni 40, quindi è stata una zona molto movimentata dove abbiamo perso parecchie persone, le loro tombe sono andate disperse, il cimitero stava vicino al Palazzo Imperiale a Pechino, che poi vedremo, ma è stato distrutto. Ecco, qui cominciamo a vedere, si fa per dire, comunque in alto a destra in giallo, Beijing, cioè Pechino, buona parte fu conquistata dall'esercito italiano, dal Regio Esercito. E poi la conquista si è spostata in altri posti che avevano caratteristiche commerciali, come Shanghai. Comunque a Shanghai diciamo, il governo italiano stava anche nel consiglio comunale della città. E nello stemma della città c'è il tricolore con lo stemma Savoia, perché a quell'epoca quella era la nostra bandiera. Ecco. Poi si è andato a conquistare delle zone minerarie all'interno della Cina, e quella parte Lubei, quella parte che si vede in rosso, grandi miniere, un'altra parte, il Beijing, che è un'altra zona, insomma. Quindi ecco, sono state fatte delle conquiste a Hoc, o perché il commercio era notevole come a Shanghai o a Tianjin, o perché c'erano delle risorse naturali di una certa importanza. Mm-hmm. Ecco, in quelle due macchiette c'è scritto Tianjin, che sarebbe la vecchia Tianjin, insomma, è la prima e la seconda città per numero di abitanti della Cina, e Tianjin era quasi tutta italiana, e Pechino solo una parte. Non c'erano le ambasciate, ma c'erano le legazioni, cioè l'ambasciata è un palazzo più o meno che conosciamo tutti, dove c'è chi l'ambasciatore che tiene la relazione col paese che li ospita. E la legazione invece è leggermente diversa, perché alla legazione corrisponde una proprietà terriera, dei possedimenti, quindi il legato è quasi un proprietario terriero per conto dello Stato, quindi amministra le leggi, le punizioni, il codice penale. È qualcosa di più dell'ambasciata. Sì, insomma, sì, certo. È un piccolo microstaterello. La divisione delle grandi città tra varie potenze, tra cui l'Italia. Questo è un primo piano di quello che abbiamo visto, un dettaglio di quello che abbiamo visto prima, con la concessione italiana. Qui tutte le vie sono italiane. Comunque ecco, c'è via Roma, piazza Regina Elena, insomma tutti i nomi italiani. Sì, sì, è tutto completamente italiano. E come abbiamo detto, oggi non esistono più queste vie, gli hanno dato altri nomi. Sì, gli hanno dato, no, le vie esistono, sì, gli hanno dato altri nomi diciamo, che ricordano la storia cinese. Invece altre cose che vedremo dopo sono rimaste, anzi è in corso di rivalutazione quella che è stata, specie per Tianjin, la nostra presenza. Via Vincenzo Rossi, via Marco Polo, perché giustamente Manno Carlotto, via Trento, via Trieste, via Marche, cioè. via Firenze, via Torino. E adesso questa è una delle zone migliori dove e c'era la banchina d'Italia, sì. Cioè, praticamente era, sì, c'era proprio un porto, c'era questo fiume molto grande, fiume Aio, che poi arriva anche fino a Pechino, o meglio, viene da Pechino, sfocia a mare ovviamente, come tutti. E adesso stanno rivalutando queste zone. Ecco, questa è una foto da satellite, quella macchia nera al centro è l'estensione della città che noi chiamiamo Tianjin, i cinesi oggi chiamano Nanjing, ma è molto grande, diciamo, sono 108 milioni di persone. Quindi ci vuole proprio una ripresa dal satellite, perché sennò con la macchina fotografica non ci si fa. Ecco, questa zona verde in basso è la zona italiana, che era italiana. La parte in fondo, vediamo la nuova Tianjin o Tianjin che sia. Però ecco, la piazza che abbiamo visto prima, Regina Elena, è rimasta quella cerchio verde col centro rosso. E poi di seguito vedremo anche altri monumenti. Qui abbiamo fatto, come spesso hanno fatto gli italiani nelle colonie, abbiamo fatto le strade, i ponti, le scuole, gli orfanotrofi. Ecco, questa è Piazza Regina Elena con il monumento per la vittoria del 1918.
questa è diventata una piazza intoccabile, nel senso che ci stanno facendo dei grossi lavori intorno proprio per rendere tutto molto interessante al mondo commerciale, per gli scambi commerciali della Cina, insomma. Ecco, questa a colori è la stessa immagine, questa è abbastanza recente. Nel 127 questa. Ah no, so che forse. Mi sembra 127 via. Beh, gli somiglia, copiano tutto. Questa è la stazione di Tianjin, fatta dagli italiani. Quello che vediamo adesso sono tutti immobili fatti dagli italiani dal 1918 fino al 1935-36. È molto grande, sì, è la seconda della Cina. Abbiamo fatto tutte queste opere e poi l'abbiamo lasciata lì. Certo. Chiesa cattolica, sede dei grandi scontri nell'anno 1900, sacerdoti bruciati vivi e anche peggio. Qui rivediamo un edificio di Piazza Regina Elena in stile ubertino dei primi anni del Novecento. Ecco, qui invece passiamo negli anni 30, probabilmente ci ricorda qualche edificio che sta anche in Italia, era il Palazzo del Governo. Loro adesso lo chiamano edificio 108. Questa è la stazione che abbiamo visto prima, però qui si vede un po' tutta quanta, è la stazione che collega con Pechino. Palazzi italiani. Sì, sì. La cosa interessante è che nonostante tutto quello che è successo, perché le guerre ce ne sono state parecchie, hanno mantenuto tutto, e l'esterno e anche l'interno, cosa che da altre parti non sarebbe successo. Certo. Questo era, oggi forse la chiameremmo Casa del Popolo, anche se non era quella l'epoca. Comunque dentro ci si radunava, si giocava a bocce, si giocava a carte, si ascoltava la radio, ecco, un centro sociale, non so come chiamarlo esattamente. Questa è la stessa vista in un'altra angolazione. E anche questa, forum lo chiamavano, è scritto là fuori. Però ecco, voleva di quello, un punto d'aggregazione, una banca. Potrebbe essere in qualsiasi città d'Italia con le colonne, i capitelli. Cosa che con la Cina proprio non c'entra, c'entra assolutamente niente, insomma. È proprio un'isola diversa. Un albergo. E sta roba c'è ancora, queste fotografie sono del 1999. Ecco. Questa è la classica casa di Roma. Stavo per dire, questa potrebbe essere una casa di borgata romana, insomma. Borgata romana. Fermo agli anni 40. Qua, sì. Questa sul lago di Garda. Non c'è niente a che vedere con la Cina. Tutta diciamo senza commenti. Una cosa interessante che poi vedremo anche dopo è che chi è andato a abitare in queste case, in questi edifici, non ha distrutto nulla, è rimasto tutto com'era, compresi i mobili, cosa che da altre parti, torno a dire, non sarebbe successo. Insomma. Un altro edificio anni 30-40 più o meno bello, però per loro è bellissimo perché è diverso dal resto, quindi è una diversità che fa interesse. E se non ci fossero le scritte in cinese al lato della porta, è un palazzo italiano, sì, un palazzo italiano. Più stile belga questo. Questo è il comune di Tianjin. Ah, questo è un enorme ospedale fatto addirittura a Hong Kong, che non è, insomma, era un protettorato inglese, non era Cina, però evidentemente c'erano dei servizi, è un ospedale molto grande. Ecco, questo è un libro che mi sono portato dietro appunto nel 99, quindi abbastanza recente, e sopra c'è scritto la vecchia Tianjin. Ecco qua, pausa, non si vedrà un granché. Però questo è l'interno della casa che abbiamo visto più volte e se potete intravedere c'è il corrimano delle scale sulla parte centrale, piuttosto che le porte, le finestre, gli archi, sono rimaste come erano. Proprio c'è stata una cura enorme. Il sindaco di quella città, che appunto riscuote tasse da 108 milioni di persone, per cui c'ha soldi, anche se le tasse sono poche, ha stanziato 90 milioni di dollari, quindi
60 milioni di euro, 70 milioni di euro, per ripitturare, rifare, ristoccare, riportare a nuovo, perché stanno già bene, hanno il peso degli anni, insomma, ecco. Per rifare il trucco a tutta la zona. E questo quindi dimostra anche che i cinesi con gli italiani non ce l'hanno, no. Perché se fosse un popolo che ce l'ha con un altro, quello che ancora è di quel popolo l'avrebbe distrutto, invece loro lo stanno a restaurare, che vuol dire che vengono i cinesi in Italia, ben accetta. Ottimo rapporto, tra l'altro penso che siamo gli unici che non abbiamo fatto danni, cosa, anche qua, sempre del libro di prima, c'è Piazza Regina Margherita sopra, due signore vestite all'italiana, se riesce a vedere, sicuramente non una cinese, perché l'Italia ha importato anche la moda lì, ma evidentemente o per motivi di soldi o per motivi di stile non è andata, comunque l'ha portata. E sotto ce n'è un'altra piazza, quella che abbiamo visto prima. Questa è una bella cartina di Tianjin, si è scritta in cinese però di oggi, e diciamo la parte italiana è tra l'azzurro del fiume e quella striscia nera a destra, che è la ferrovia. Tutta quella zona lì, la parte centrale della quindi città. Va a Tianjin e va in quella zona, trova i palazzi e sembra da staccarsi. Sì. Sì, hai detto giusto, sembra staccato. Ecco qua è quello che ho detto prima, cioè che da sui giornali cinesi in lingua inglese si è scritto Tianjin, cioè Tianjin, tutto quello che stanno facendo per riportare a posto la parte italiana, per dedicarla al centro. E qui sono alcuni ufficiali della nostra marina del 1900 che molto fece la marina in quell'epoca, perché innanzitutto perché la Cina ci si arrivava solo con la nave, ma anche perché molte battaglie sono state fatte sul mare e lungo il fiume. Questa è una cosa interessante che va avanti anche oggi, cioè c'è l'ufficiale italiano, che è quel signore con i baffi al centro dietro il cane, e quegli altri sono tutti militari e soprattutto poliziotti cinesi, quello che stiamo facendo anche oggi in Afghanistan, in Iran, istruendo la polizia locale, i nostri carabinieri istruiscono la polizia locale e così i nostri militari. Già allora, 108 anni fa, si faceva la stessa cosa. Sì, non so perché non se ne parli mai. Negli anni 20 c'avevamo le cineserie, ecco, questo è un timbro con Vittorio Emanuele III da giovane. Cina. Sì, timbrato Tianjin, francobollo italiano. Sì, perché furono aperti gli uffici postali, fu stampata la carta moneta per la prima volta in Cina, e questi sono ancora, si legge, Poste Italiane, Tianjin, col volto di Vittorio Emanuele III, un po' più invecchiato rispetto al francobollo di prima, e qui erano i francobolli che si usavano in Italia con la soprastampa o Pechino o Tianjin, perché erano le città più grandi, insomma, non ci aveva senso per farlo con zona, altri francobolli, per fare in una zona mineraria, insomma, dove magari uno scriveva due cartoline all'anno. Ecco, questa è la carta moneta, sopra c'è scritto Banca Italo, e dopo vediamo anche il retro, Banca Italo Cinese. E per la prima volta l'Italia introdusse la carta moneta, perché lì giravano solo monete. Ecco, sopra c'è scritto banca, corporazione, cioè associazione delle banche italo-cinesi, 10 yuan. Hanno un buon valore, queste banconote che sono state fatte in due missioni. Questo è il Tempio del Cielo, uno degli edifici più interessanti di Pechino. Qui siamo nella famosa piazza, purtroppo famosa piazza Tiananmen. Quelli che vediamo con la mantellina sono ufficiali italiani che si stanno facendo un giro. Ecco, questa è la piazza Tiananmen vista dall'alto, è quella che è tutto rosso, è la città proibita, cioè dove abitava l'imperatore o nel 1900 l'ultima imperatrice. Queste erano poi fotografie delle nostre colonie, della parte interna. Sinceramente, andare in Cina per portarsi via il riso non mi sembra un'impresa saggia. Saggia comunque. Le vie cinesi,
cioè cinesi, italo-cinesi, chiamiamole così. La signora con la villa che si fa portare in portantina. Beh, anche oggi la paga del lavoratore cinese sono $2 al giorno, quindi è uno sfizio che ci si potrebbe anche togliere. Una via commerciale di Yanxing, sempre zona italiana, c'è qualcuno che veste all'europea. Questa è la stazione ferroviaria di Yanxing, che è rimasta come la fecero gli italiani nel 1914. I binari saranno sicuramente aumentati, ma la parte ricettiva. Questa invece è Shanghai, dove anche lì avevamo un pezzettino della città, però anche qui stiamo parlando di 100 milioni di persone, insomma. Quindi, nazioni, no? Che qui è un'altra veduta di Shanghai, che comunque già allora era una città importantissima, ricca, internazionale, eccetera, eccetera, insomma, all'interno un po' di meno. Ecco, questa fotografia è un po' cruda, però è per far vedere cosa trovarono gli italiani, che veramente lo troverebbero anche oggi, andando in Cina. Questo è un signore tutto legato, perché fra un attimo sarà decapitato. Quella per terra è la testa, non si riesce nemmeno a muovere il corpo, già la testa è a terra. E diciamo che una punizione viene seguita anche oggi. Qualora invece lo Stato fucili il condannato, sempre lo Stato richiede alla famiglia del condannato il pagamento delle pallottole. Sì, qua ecco, abbiamo trovato un clima del genere, quindi i nostri missionari hanno fatto un lavoro enorme per cercare di limitare cosa. Qui era la carne di cinese. Erano condannati per vari reati. Sì, ecco, qui non è guerra, sono cinesi e cinesi, sono delinquenti o comunque presunti tali. Che vengono condannati a morte. Sì. E quindi un ambiente abbastanza diverso, ecco. Questo era per dire l'ambiente che si è trovato, e la nostra chiesa ha sofferto. Ma comunque anche oggi sulle punizioni sono molto severe, sì. Sui furti, tagliano ancora le mani, se uno ruba. Anzi, io le ho detto, qua la delinquenza è una dei più bassi del mondo, però anche lo 0,1% moltiplicato per 1,3 miliardi qua da abitanti sono teste appese dopo la decapitazione, sì, perché siano demoni, no? Prima lo facevamo anche noi qua durante il Risorgimento, non è che è... sì, no, ma vederle così si rimane sì, era un ammonito, mia, perché noi sì, indubbiamente non è una bella cosa, però c'ha due effetti: uno, punire il colpevole, ammesso che sia stato colpevole. Beh, però la pena, la pena di morte c'è ancora in Cina, mi pare. Però non è più così, penso sarà la sedia elettrica, gli sparano. No, c'è. Gli sparano? Quindi la fucilazione. Per lo stupro poi c'è la pena di morte ancora, mi pare. Per tante cose, sì. Ma infatti anche di quello non se ne parla. E qui la delinquenza è una delle più basse del mondo, però percentuale bassa per 1,3 miliardi fanno comunque un numero molto elevato di morti. Un numero molto elevato. Ecco, possiamo, insomma, ultime scene, ma era per vedere l'ambiente, insomma, ecco, cinesi con cinesi. Ah, qui è il generale Messe, che poi ha avuto la sua avventura in Russia, ma che si è fatto le ossa in Cina. Queste sono le visite fatte durante gli anni in camicia nera, quindi ci portano più vicini rispetto al 1900, se sarà il ministro, mi ricordo chi fosse, insieme ai giapponesi, grandi baldori, però poi ci sono stati avvenimenti sportivi, no, non è corretto, diciamo le trasvolate Roma-Tokyo, Roma-Pechino-Tokyo, altre cose, questi sono... Piloti che sono Marina. Sì, Battaglione San Marco. Sì, Marina, fanti di Marina, dove Dio c'è ben trattino venuto. L'hanno scritto, è uno dei tanti preti bruciati. E sembra che fosse Giovanni Paolo II che ha fatto 200... Che ha santificato qualche martire. Ma questo è il grande orvietano Barzini. Ah. Con la sigaretta in bocca, vicino
a Borghese, al principe Borghese, della Pechino Parigi, altro evento. Stasera la bandiera del comune di Shanghai, al centro sul braccio che va alla destra c'è il nostro tricolore con al centro e la croce di San Paolo, perché quelli erano, certo, erano gli anni. Ci sono cartoline varie scritte, perché poi si sono fatte le scuole, quindi c'erano insegnanti che andavano e che tornavano. C'è stato un momento di grosse relazioni, poi cadute tutte nel nulla fino, mi sembra, al 1972, che si sono riaperti un po' i discorsi con la Cina. Qui ci sono gli L3, cioè queste scatole di sardine, come li chiamavamo noi, dove si fece la più grande vendita di armi alla Cina, anche questo siamo riusciti a vendere, oltre agli aerei Caproni, che erano un po' più seri, insomma. Ma non sapevo nemmeno io che c'era questo stretto collegamento. Sapevo che c'erano dei contatti, ma qui addirittura abbiamo città italiane nelle città cinesi. Sì, sì, almeno nel caso di Tianjin è proprio così, perché è rimasta integra. Da altre parti un po' di meno, ma lì è rimasta proprio integra. È molto interessante questo documentario. Però appunto stanno cercando di rivalorizzare, stanno facendo, rivalorizzare questa città nella città, giustamente come l'ha chiamata tu, perché è proprio così, è una città nella città. È rimasta lì, la città nuova si è svolta tutta intorno, grattacieli eccetera eccetera. Quella lì è rimasta tipica, com'era la nostra intorno, Italia degli anni 20-30. Quindi la considerano un po' un qualcosa da far vedere al turista, come sì. Beh, 90 milioni di dollari per, quindi, per ristrutturarla, so tante. Sì, che poi ristrutturata significa ripitturata, perché cioè, fortunatamente nessuno l'ha distrutta, non ci sono stati vandali, che ci fa vedere spesso, troppo spesso purtroppo, striscia la notizia, che come è finito un edificio, arriva chi si porta via il bagno, chi spacca i vetri, ma purtroppo quindi, al di là di accoglierli in Italia, dovremmo farci un gemellaggio con la Cina. Ma grandi, grandi aziende stanno facendo una cosa del genere, eh? Stanno facendo, stanno provando a entrare, però sono due mondi diversi, perché il nostro ancora è un mondo dell'inventiva, dell'efficienza, non tantissima, comunque abbastanza. E lì il discorso della manodopera che costa zero. Quindi quello da mettere sul piatto sono cose diverse, però lì un operaio cinese, non solo un operaio, guadagna $2 al giorno, €1,50, €1,20, è una vergogna, insomma. C'ha vita, alloggio pagato, per carità, lavora 11 mesi l'anno, sabato e domenica compresi, perché la domenica è il giorno del Signore, ma loro non ce vanno, e quindi lavorano anche la domenica. Non sono musulmani, quindi lavorano anche il venerdì. Dice male loro, sì. E un mese l'anno, che è il loro capodanno, che è fine febbraio, fine marzo.